Cari compagni di avventura, video di news rapidissime che riguardano due cose ben diverse. La prima, l'adattamento animato, la seconda, l'adattamento live action. Partiamo quindi con l'adattamento animato, quindi vi rispondo a tutti subito. Allora, la notizia è vecchia, nel senso che non ne ho mai parlato perché aspettavo arrivasse la conclusione del problema. Conferma che è arrivata praticamente quest'oggi, quindi per chi si fosse perso questa cosa, un mesetto fa Toymation ha subito un attacco di hacking, dove praticamente alcuni file essenziali nella produzione degli anime erano stati compromessi. Quindi molte produzioni animate, tra cui il film per esempio di Dragon Ball Super, che ha ricevuto uno slittamento, alcuni anime, tra cui quello di One Piece, eccetera, eccetera, sono andati in blocco, in pausa totale, in modo tale da poter intanto risolvere il problema di hacking e poi andare a riprendere la produzione, soprattutto di queste componenti essenziali non meglio definite. Immagino degli asset standard preimpostati, presumo, o magari peggio ancora li hanno cancellato tipo il doppiaggio, quindi sono dovuti tornare in sala di doppiaggio e doppiatori, macello a quel punto. Comunque qualcosa di importante è stato cancellato dall'attacco hacking e quindi si sono trovati un po' nel disagio più completo. Bene, notizia di oggi è proprio il fatto che riprenderà l'adattamento animato di One Piece, così come di altre opere, da 17 di aprile. Quindi non settimana prossima, ma quella dopo ancora, quindi la settimana dopo la Pasqua, per capirsi, riprenderanno tutti i vari adattamenti animati. Non c'è ancora, nel momento in cui sto parlando, una conferma, poi, per quanto riguarda la nuova data della messa in onda del film Super Heroes di Dragon Ball, ma almeno gli anime settimanali riprenderanno, quelli televisivi, regolarmente dal 17. Quindi dai, prossima notizia, che riguarda l'adattamento live action. Anche questa è una info di un mesetto fa, più o meno, se non sbaglio era intorno al 17, 16, 18 marzo, che tra Every Eye e Dottor Commodore avevano pubblicato degli articoli con questa nuova informazione, che è molto carina. Io ve la metto poi, insomma, come sempre ve la linko, così potete leggervi l'intero articolo. Però è particolarmente interessante, nel senso che tradotto parola per parola al testo di quello che dovrebbe essere un funzionario di governo sudafricano, leggiamo: One Piece è il più grande progetto prodotto da Netflix in Africa fino ad oggi, sia in termini di dimensioni che di budget, ed è coperto da manodopera, infrastrutture e fornitori sudafricani. One Piece, ambientato a Cape Town, coinvolge più di 50 membri del cast sudafricano, oltre 1000 posti di lavoro, composti per il 67% da individui precedentemente svantaggiati e per il 46% da giovani dipendenti, nonché un programma di tutoraggio dell'Academy of Creative Excellence, l'ACE, per oltre 30 giovani creativi e tecnici in collaborazione con la SAF Film Academy durante il 2022. Questo pippone per dire non solo che Netflix sta investendo molto nel continente africano, nella fattispecie nello stato del Sudafrica, che comunque è uno stato molto benestante per chi non lo sapesse, ma molto molto benestante, ma che in realtà sta investendo tanto a prescindere su questo live action. Visto il numero di persone coinvolte, viste le cifre coinvolte, anche proprio di soldi sganciati, c'è una buona prospettiva. Io rimango dell'idea che, almeno sulla carta, questo adattamento live action di One Piece, no, come progetto, come impronta, è molto 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 grosso e sicuramente con un budget estremamente alto. Quindi questa cosa continua a far ben sperare in generale, però chiaramente poi toccherà vedere il risultato, quindi il prodotto finito o magari il primo teaser, un trailer direttamente, anche se probabilmente ci sarà prima un teaser, teaser vero, non solo il logo, per avere una idea un po' più chiara, ecco, su tutta l'impronta, soprattutto visiva, che avrà il progetto più che narrativa. Insomma, avremo modo di vedere, secondo me, tra non troppo. Manca poco al 25esimo anniversario di One Piece, quindi chissà che intorno a fine luglio qualcosina dal punto di vista delle live action venga anche pubblicato. Questo è quanto. Come sempre mi rimetto nello spazio commenti. Fate i bravi, mangiate le verdure. Se siete arrivati fino a questo punto, scrivete nei commenti hashtag Varianella. E ci vediamo o alla prossima live o al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!